Ma siamo qui al centro commerciale Bonola. Al centro commerciale Bonola insieme. Sai perché? Andiamo finalmente a fare la spesa insieme. È fantastico, finalmente Stefano, cerchiamo anche chi ha il Green Factor. Il Green Factor, fattore green, sì, perché siamo qui a fare la spesa, ma di buone pratiche ecosostenibili. Perché di sostenibilità, signori, se ne inizia a parlare, ma la gente ha capito, la gente sa, non Stefano. Non lo so, ma te lo racconterò insieme a tante altre persone che sono qui insieme a noi, guarda. E tu invece? Dove sei? Gianni, sì, ciao. Sono il super balletto di questa... C'è in balletto. L'hai trovato il Green Factor? L'hai trovato? Ah, i concorrenti, dici? Sento che sono vicini, compariranno. Se fai la brava, arriverà. Allora è un gioco a quiz. È un gioco, un quiz. Mamma mia. Vabbè, li scopriremo. Roba nuova qua, eh. Roba nuova. Senti, io adesso vorrei però andare a intervistare una persona che vedo già lì. E allora ci vediamo tra poco noi. Vai, sì. Vai, vola. È una persona, signori, che... vi racconterà delle cose che non avete mai sentito. Mi metto lì, sì, così faccio, sì, proprio il mio lavoro da, sì, intervistatore. Sì. Allora, me la racconta precisamente com'è questa cosa? Sì. Mi hanno detto che lei vuole essere sempre più povero. Sì, diciamo che la riduzione dell'esigenza del denaro è alla base della felicità, penso, e un po' alla base di quello che stiamo facendo, cioè far sì che la tecnologia unita a un briciolo di intelligenza possa servire realmente a liberare l'uomo e non far sì che l'uomo sia schiavo della tecnologia, ma che la tecnologia sia al servizio realmente dell'uomo. Questo oggi purtroppo non accade sempre, anzi sempre più spesso ci troviamo a sviluppi tecnologici incredibili che però condizionano la nostra vita in maniera molto costante e pesante. Quello che cerchiamo di fare è unire alla semplicità un messaggio di autosufficienza. Guardi, però lei me la deve spiegare, fra l'altro io con le mani non so fare neanche l'uovo sodo. Lei mi deve spiegare che cosa realisticamente si può fare in mezzo alla campagna per dare energia alla propria casa senza attaccarsi alla rete del gas e della luce come facciamo noi qui a Milano. Ma diciamo che l'elemento di base è sempre legato un po' a un concetto ribaltato, cioè sempre si pensa come facciamo a produrre energia. In realtà il segreto è risparmiarla, cioè più noi riduciamo l'esigenza dell'energia e più facile è essere autosufficienti. Quello... ma esempi, io voglio capire se, cosa fa lei con le mani. Stamattina, anzi questo pomeriggio, abbiamo fatto una dimostrazione proprio qui su come si può autocostruire un sistema solare semplicemente utilizzando ad esempio delle lattine di recupero. Cioè, sistema solare che è Newton, ho capito? Diciamo che Galileo. L'energia solare, l'energia solare cade copiosamente sulla nostra Terra. Noi però non la sfruttiamo adeguatamente perché pensiamo sempre che per utilizzarla occorra un'elevata tecnologia e un investimento, addirittura aspettiamo sempre i famosi finanziamenti per riuscire a fare un impianto solare. In realtà si può con semplicità creare dei sistemi di captazione dei raggi solari con dei materiali di recupero, ad esempio con delle lattine, e facendo una cosa così semplice si riesce, cioè, per esempio a collegare un attimo. Cioè con le lattine? Sì, con le lattine noi ovviamente invece che semplicemente bercele, una volta che le abbiamo bevute, invece che buttarle nel secchio dell'immondizia, le possiamo riutilizzare, le verniciamo di nero e abbiamo creato dei captatori con un piccolo sistema abbastanza semplice ma ingegnoso, e le utilizziamo come sistema di captazione dei raggi del sole, ci facciamo passare dentro l'aria e quest'aria la possiamo utilizzare all'interno della casa. In questa maniera abbiamo fatto un semplice sistema di solare che sfrutta l'energia che invece normalmente noi guardiamo magari una bella giornata di sole durante l'inverno, ma la guardiamo dalla finestra e non ne possiamo gioire anche a livello termico. In questa maniera uniamo i due aspetti, ci facciamo una bella bevuta con gli amici, quindi ci divertiamo, una volta che abbiamo bevuto le lattine le trasformiamo in un sistema solare, eccolo lì che abbiamo realizzato un qualche cosa di estremamente semplice. Senta, mi faccia capire, lei per produrre la sua energia con la quale insomma vive come vivo io in una casa, poi mi dicono anche che è un bellissimo posto dove sta lei in mezzo alla campagna, quanto spende? Zero.
Come diciamo, zero? Diciamo, oggi spendo zero. Ovviamente è stato necessario fare un piccolo investimento nel tempo, ma soprattutto utilizzando quella che è la base della ricetta della felicità, che è quella della riduzione dell'esigenza energetica, si riescono a ottenere dei risultati straordinari. Ma come, non dobbiamo produrre più energia? Più energia ce n'è poca in Italia. E questo è quello che ci vogliono far credere, in realtà. Ci vogliono far credere che avremo sempre bisogno di maggiore energia. In realtà l'energia è sempre più a disposizione delle persone e la tecnologia ha sempre bisogno di meno energia per funzionare. Anche i giochi elettronici, quelli più comuni, diffusi nelle nostre case, in realtà le nuove generazioni hanno bisogno di 3, 4, 10 volte in meno di energia di quello che serviva per farle funzionare 3, 4 anni fa con dei giochi molto più divertenti. Quindi anche su cose così più semplici, in realtà è un messaggio che vuole che l'economia porti a consumare, che questo faccia crescere i consumi e quindi il PIL cosiddetto, quando invece in realtà è tutto si gioca molto sulla riduzione dell'esigenza energetica per ottenere un'autosufficienza prima di pensare a come produrre l'energia. Il problema non è produrla, il problema è risparmiarla. Anzi, non è un problema, è un grande vantaggio. Risparmiando energia, oltre a investire meno denari per la tecnologia che serve per produrla, avremo bisogno di molti meno denaro per riscaldarci o per illuminarci. In questa maniera potremo lavorare magari anche di meno. Ecco, mi dà un altro esempio. Adesso, ad esempio, questa cosa della bicicletta, no? Che mi sembra di tornare quando ero bambino che leggevo Topolino, cioè uno con la bicicletta produce energia e si illumina la lampadina. Ma quella è una provocazione, cioè spesso e volentieri anche ai nostri figli, oggi noi che cosa facciamo? Regaliamo una macchina elettrica, no? Quindi invece di farli pedalare, di farli muovere, gli diamo questo oggetto che apparentemente ci rende contenti e soddisfatti, in realtà non diamo un messaggio positivo a loro. In realtà l'essere umano con la sua energia muscolare è la macchina più efficiente che esiste su questo pianeta. Con 2400 kcal al giorno possiamo funzionare 24 ore. Se mettiamo 2400 kcal di benzina in una macchina, la macchina al massimo farà 5 km e poi si ferma. Questo la dice lunga. Quindi meno energia non vuol dire per forza vivere peggio, cioè abbandonare il mondo che vediamo anche qua tutto intorno a noi, no? Quello della gente che consuma, che vive, cioè si può essere contemporanei, moderni, consumando meno e producendo meno energia? Assolutamente, la modernità serve a migliorare la tecnologia che ci rende meno dipendenti dall'energia stessa, soprattutto dalle fonti fossili, che ormai diciamo il tempo che ci circonda, e vediamo com'è bizzarro anche oggi, siamo in autunno e abbiamo la neve, questi sconvolgimenti climatici hanno bisogno di un intervento. Ma lei signor Golfari, no? L'ho vista in televisione, televisione. Cioè, ma scusi, lei ma chi è innanzitutto? Lei non ha capito però, non ha capito veramente sì, niente. Io ero qui al centro commerciale. Ma che centro commerciale? Stavo decidendo di fare la spesa, ma stavo pensando, come vede, ero lì a pensare, non ho comprato niente ancora. Ascolta, ti dico una cosa, qua siamo in televisione. Siamo in televisione? Guarda un po'. Ah, ho capito. Cade giusto il fagiolo, perché io stavo cercando... Ah. Stavo cercando. Idee nuove per trasformare la mia casuccia in uno spazio sano, naturale, che respira e mi fa respirare. Ah, voglio solo prodotti di bioedilizia, senza formaldeide, derivati del petrolio e tutta quella roba che non va proprio d'accordo con le mie... Ma che fa? Allergie, Giulia, allergie. Ma dico, ma questo è matto. Sai che cosa ti dico? Adesso veramente mi hai stancato. Aspetta. Perché non ci ho pensato prima? Vado da Casa di Terra a Merate, in via Statale 19. Anzi, mi faccio seguire dai loro architetti. Sì, perfetto. Telefono subito allo 039 598 36 15. Sì, intanto mi rispondono. Telefona, fa tutto, sì, lui. Telefono. La Casa di Terra, soluzioni naturali per la tua casa. Allora, adesso basta però, perché signori, qua siamo qui. Grazie, per arrivederci, giocare. È stato un piacere, buonasera. Pensate, questo mi sa che lo ritroviamo. Qua siamo qui anche per giocare però, signori, anzi per giocare a Green Factor. Green Factor è il primo gioco a quiz sulla sostenibilità.
io vorrei lanciarlo, ma ho bisogno della mia grande partner, della mitica Giorgia. Dopo, con noi, Green Factor. Matteo! Non lo so, chiediamoglielo! Chiediamoglielo! Come si chiama? Matteo, Ciccio Bello? Matteo. Oh, vedi, caramba! Io c'ho la... Insomma, vedo, travedo e traslucido. Allora sì. Io ti rubo il gelato e alla mia destra invece abbiamo... Linda. Sì. Linda e... Riccardo. Riccardo, da dove venite? Da Cantù. In Umbria, no? Sì. Cantù. Volentieri. Me la raccontano giusta. Questi due, tu da dove? Scareno. Eh? Vicino a Verbania, Scareno. Cioè, tu arrivi da Verbania praticamente per venire qui al centro commerciale? No, mi sta trasferendo a Scareno e ho la residenza lì, quindi adesso dico Scareno. Ah, va bene. Bene. E la vita cosa fai? Psicologo. Psicologo! Tu sei un tipo green? Mi piacerebbe, sì, essere Ti green. Piacerebbe, ma non sì. Lo sei abbastanza? Chissà. Oggi lo scopriamo. Vuoi chiedere ai nostri altri due concorrenti? A voglia, lui è il più green di tutti. Loro invece, dai, scopriamoli di più un po' su Linda, ad esempio. Allora, ditemi qualcosa di green. Niente. Ci manca l'ispirazione. Aspetta, l'erba, vedo. Cosa ti viene in mente con green, ad esempio? Green. Bene, abbiamo capito che i concorrenti di oggi... Allora, voi vi sfiderete a tre giochi che sono molto semplici, ma molto, molto, molto carini, molto interessanti. Il primo sarà Ok, la monnezza. Giusta. Che bel titolo. Giusta, esatto. Sono sì. Già emozionato. Beh, vincerà chi sarà più abile poi nella raccolta differenziata, capito? Ecco, chiaro, invece di buttare l'immondizia così alla cafona, mi sentite? Dovete beccare, perché qui voglio vedere qua il Green Factor, poi chi veramente ce l'ha? Ha parlato il fenomeno dell'ecocentro. Dai, il secondo sarà Pizza e LED, dove dovrete rispondere a delle domande di cultura sostenibile accendendo il vostro LED. Certo, qui abbiamo i LED, mica ci abbiamo le lampadine di tungsteno, e sottolineo tungsteno. Ma aspetti facciamo... di terrorizzare i nostri concorrenti, dai. Poi chiudiamo con il craorto per vedere come interpretate effettivamente lo spirito da nuovo umanesimo che aleggia così nell'aria. Ma adesso, signori, ci fermiamo un attimo, respiriamo e tra poco poi vi vedremo, insomma, cimentati in questi fantastici giochi. Pubblicità. Per investire denaro o accedere al credito, tutti pensiamo di aver bisogno di banche e società finanziarie. Non è così. In Italia c'è un nuovo modo di scambiare denaro, il social lending. Un modo di dare o ricevere finanziamenti più semplice, con meno costi, più rapido e più trasparente. Social lending significa prestito sociale, dove un lender o prestatore presta denaro a più richiedenti. Una forma a tassi sostenibili di prestito tra persone, facile e trasparente. Questo è il social lending, autorizzato e approvato dalla Banca d'Italia. Loreto Print. La tipografia digitale nel centro di Milano vi offre un servizio veloce ed economico di grafica, stampa in piccolo formato, con tutte le tecniche di rilegatura. Inoltre realizza stampe in grande formato di poster, pannelli pubblicitari, striscioni e strutture espositive. Contattateci per un preventivo immediato. Per tutti i clienti, in omaggio il campionario carte e buste per toccare con mano le carte a disposizione. Loreto Print è in via Andrea Costa 7 a Milano, aperto anche il sabato mattina. Facendo, lo avrete capito, è anche un gioco, no? Toni divertenti e va bene, però signori, questo è un gioco importante
È un gioco sperimentale, è una nuova situazione di televisione, come sempre accade quando vedete questo simbolo in giro del Village Doc Festival, che è un bellissimo festival del documentario sul tema della sostenibilità, che è proprio il tema che affrontiamo qui oggi. La cosa divertente, la cosa strana, non è soltanto il gioco che fa la Giorgia, Green Factor lo faremo per 3 giornate di fila, oggi, domani e dopodomani, tutti i giorni dalle 18 alle 19 su Milanao canale 191. Ma quello che mi piace, perché è strano, è che tutto questo avviene in mezzo a questo centro commerciale, al centro commerciale Bonola. Per questo abbiamo qui Simone Zambelli, che è presidente della zona 8 che ci ospita. Certo. E la prima domanda che voglio farti, ti do del tu perché sei giovanissimo, ci fa piacere, è proprio perché il centro commerciale, perché sai, uno dice sostenibilità, centro commerciale, va bene così? Allora, intanto buonasera a tutti e vi ringrazio anche a voi per la diretta. Quando ci è stato proposto l'organizzazione di questa iniziativa, a cui noi tenevamo tantissimo, abbiamo pensato proprio di inserirla in un centro commerciale. I centri commerciali sono definiti non luoghi, sono di fatto però ad oggi posti luoghi dove si incontrano le persone, ci si ragazzi in questo in questa zona, in particolar modo molte persone anziane, molte famiglie, e hanno sostituito le piazze, e dove meglio di una piazza poter parlare di sostenibilità ambientale, di riciclo e di riuso, per far toccare a tutti con mano che cos'è la tutela dell'ambiente e il riciclo. Senti, infatti vediamo tanta gente intorno a noi, guardano un po' incuriositi, passano, è proprio insomma un'idea di coinvolgimento alla fine, no? È la piazza che tu hai detto, siamo in mezzo alla gente dove la gente c'è, questo è interessante perché sono tematiche, questo credo che lo condividi anche tu, ma se no dimmelo, che devono diventare molto più normali, no? Noi guardiamo ancora questi temi green all'ambiente, ecologia, l'energia prodotta in modo strano, come qualcosa che poi magari non ci riguarda, come qualcosa che fa qualche strano personaggio lontano e diverso da noi. Che ne pensi? Ti do ragione, purtroppo c'è ancora questa percezione di lontananza, anche se i temi come l'ambiente, il riuso, il produrre energia pulita sono temi concretissimi che toccano la vita di ogni giorno delle persone e dei cittadini. Concreti perché un buono smaltimento dei rifiuti vuol dire una città più vivibile, una città più sana, una città più pulita e più ordinata. Oppure il produrre energia pulita, oltre ad un fattore ambientale, vuol dire molte volte risparmiare in bolletta e risparmiare in i soldi che non bastano mai. E quindi secondo me bisogna socializzarla il più possibile, uscire dai salotti e dai soliti circoli dove si è discusso per anni, per fortuna, di ambiente, di riuso, di sviluppo sostenibile, e mischiarsi in mezzo alla gente. Certo, perché poi anche il più scettico dei mariti o delle mogli deve fare i conti con quello che chiamiamo noi green e sostenibilità, perché poi quando c'è da conferire il rifiuto nel bidoncino giusto, uno si accorge che ormai è inevitabile fare i conti con queste tematiche, no? Raccolta differenziata. Certo. Come va in zona 8? Allora, in zona 8 questo è il nostro fiore all'occhiello, nel senso che zona 8 ha partecipato assieme alle altre zone delle città metropolitane al concorso delle cartoniadi promosso da Comieco e da AMSA. E noi abbiamo vinto, siamo risultate la prima zona a Milano per il riciclo di carta di cartone. Abbiamo aumentato nel giro di 3 mesi la raccolta differenziata e la buona raccolta differenziata di carta e di cartone del 40%, e vogliamo continuare su questa strada. In questo periodo, dopo la vittoria delle cartoniadi, abbiamo ricevuto da Comieco ed AMSA il premio delle cartoniadi, che erano 40.000 euro che noi abbiamo reinvestito nel riciclo e in un uso più corretto
per lo smaltimento più corretto della carta e del cartone, dotando tutte le scuole di zona 8 dei giusti contenitori di carta per il riciclo di carta di cartone, e dando poi un piccolo budget alla scuola per promuovere corsi di educazione ambientale, educazione alla sostenibilità. Senti, ti stavo guardando, sei veramente molto giovane, hai deciso di fare amministrazione politica, insomma il consiglio di zona è il primo gradino per fare politica, poi anche se soprattutto di amministrazione si parla più che di grandi temi politici, però sostenibilità vuol dire guardare avanti, cioè vivere un po' nel futuro. Questi temi nella politica che vivi tu, nell'amministrazione che vivi tu, sono adesso presenti in modo adeguato, oppure c'è resistenza anche culturale rispetto a questi temi? Allora, indubbiamente, si può sempre fare di più. Parlo a nome di un'amministrazione che ha in questo primo biennio, quasi biennio di amministrazione, ha attivato un provvedimento così importante come l'area C. E questo disegna un'altra idea di città. Come amministrazione di zona abbiamo investito tantissimo per la produzione di nuove piste ciclabili. Abbiamo nei primi due anni di lavoro costituito il settimo raggio verde della città, costruendo una delle piste ciclabili, realizzando una delle piste ciclabili più grande della provincia lombarda, che è una pista ciclabile che congiunge Conciliazione e arriva al Monte Stella, e dal Monte Stella raggiunge fino a Molino Dorino, quindi fino alla fine, al confine con Pero e l'Asse del Sempione. Vogliamo continuare con questa politica, con altre piste ciclabili su Via Gallarate, su Corso Sempione. Detto questo, ci sono dei temi che vanno assolutamente affrontati. Secondo me un tema essenziale è quello della decrescita. Guarda, su questo ti risentiremo in televisione, continueremo a farti l'interrogatorio con la Giorgia Colombo, che adesso però io voglio rivedere, perché sto per lanciare la prova 2 dell'unico, solo, primo, grande gioco sulla sostenibilità, altro che X. Questo si chiama Green Factor! Eccoci qua, Stefano Planini, insieme al mio valletto. Allora. Valletto già sacchettato. Scusa, ma valletto Gianni Lapide. Lapide. No, lapide. No, lapide. No. Allora, questo è il quiz su okay. La monnezza è giusta, dove i nostri concorrenti che vi abbiamo appena presentato qua, Linda, Riccardo e Matteo, praticamente si ci metteranno nella raccolta differenziata, quella giusta, quella corretta. Allora, Gianni adesso distribuirà loro dei sacchetti, dovranno aprirli e poi andare a valutare, come dire, tre rifiuti e buttarli proprio nel contenitore giusto. Vince ovviamente la manche del Green Factor, chi indovina la differenziata. Giusto che il contenitore è giusto? Vabbè, do i sacchetti che è meglio. Partiamo, allora, dai. Lidia, hai vinto il sacchetto A. Allora, vai, il sacchetto A. Un applauso per il sacchetto A. Un applauso per il sacchetto B. Ricky, Riccardo. Vinto da Riccardo. Vai, Riccardo. E Matteo ha vinto il sacchetto C. Eccolo qua. Allora, chi parte? Parte Linda, dai, via. Lei voleva partire per ultima, invece la facciamo partire per prima. Cosa c'è in questo sacchetto, Linda? Una mela. Una penna. E una penna. Aspetta, ecco qua, aspetta. Una mela, una... Una pera. Una cozza, ma che fetente la regia. Allora, questi sono, vieni Linda, i nostri contenitori. Carta, plastica, vetro, lattine, indifferenziata e umido. Dove lo butti? Umido? La mela? Tu sei il valletto? Quando ho visto la cozza mi sono emozionato. Oh, sì, è giusto. Oh, poi, vai avanti. Allora, la penna. La penna. Dove la mettiamo? La penna. Nella plastica. Ce l'abbiamo il jingle sotto che non lo sentiamo, poi la cozza. Indifferenziato, grande. È giusto, grande. Allora andiamo avanti, Riccardo. Il nostro prossimo concorrente, Riccardo. Riccardo. Ricky, vai. Ciao. Ma qua c'è il tifo anche da casa. Signora, scusi. Allora, eccoci qua, cosa abbiamo?
la confezione di cartone. Ecco, dove la mettiamo? Il Tetra Pak. Nella carta. Nella carta. Grande. Allora vai, eccola qua, vai, gettiamo. Forza. È giusto? Grande, Riccardo, regia, è perfetto. Oh. E ancora. La spugna. La spugna dove va? La regia è un po' fetente, devo dire. La spugna dove la mettiamo? Dove la mettiamo? La spugna dove la mettiamo? Va, provi. Da, na, 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 giustissimo. E poi che cosa lì nel cilindro? Aspetti, si giri. Abbiamo anche un po', un bel CD. Parla il microfono. Abbiamo un CD. CD è un po' ostico. Vabbè, allora un po' ostico questo CD. E dove lo buttiamo? Forza, forza Riccardo, che c'è un tempo. Questo lo butto nell'indifferenziato. Butti nell'indifferenziato, butti. Plastica. Regia che dice? Ci siamo, un applauso Riccardo. Grande. Forza, dobbiamo Matteo. Contrastare anche i contestatori. Come qua, va, i disturbatori, benissimo. I disturbatori qua sono qua apposta perché devono dire sì, no, sì, no, sì, no, non distraiamo i concorrenti, forza. Plastica, oh, lo shampoo. La butto nella plastica, è vuoto, quindi lo shampoo. Quindi quando io vado al supermercato dico ho bisogno di una plastica per lavarmi i capelli. Esatto, sì, potrei ririempirla come si fa in alcuni supermercati che si ririempie il contenitore. Perfetto. E si riutilizza. Questa cosa lo butto. Forza! Una tazzina rotta, però la tazzina si potrebbe riutilizzare, potrei tenermela io. Qua, vieni! Oppure se proprio è nell'indifferenziato. Come guarda, siamo, regia? Lo butto. A posto. Allora, qua chi è che ha vinto? Tutti hanno vinto! Tutti un applauso! Hanno vinto. Grazie ragazzi! Grazie. Grandi, grandissimi! Complimenti, allora, complimenti! Qua. Ammazza che ci stiamo a confondere. Allora, direi, facciamo così. Regia, se siete d'accordo, direi, ci fermiamo per un minuto, torniamo subito. Non perdetevi la puntata, mi raccomando. Ciao, tra poco! Noi di Mitades costruiamo servizi per l'infanzia. Diamo sostegno alla crescita e alla maternità. Costruiamo promozione sociale per la comunità e accompagniamo al benessere grandi e piccini. Questo è Mitades. Un progetto per tutti. No, per me no. A chi se ne frega? Loreto Print. La tipografia digitale nel centro di Milano vi offre un servizio veloce ed economico di grafica, stampa in piccolo formato con tutte le tecniche di rilegatura. Inoltre realizza stampe in grande formato di poster, pannelli pubblicitari, striscioni e strutture espositive. Contattateci per un preventivo immediato. Per tutti i clienti, in omaggio il campionario carte e buste per toccare con mano le carte a disposizione. Loreto Print è in via Andrea Costa 7 a Milano, aperto anche il sabato mattina. Per investire denaro o accedere al credito, tutti pensiamo di aver bisogno di banche e società finanziarie. Non è così. In Italia c'è un nuovo modo di scambiare denaro, il social lending. Un modo di dare o ricevere finanziamenti più semplice, con meno costi, più rapido e più trasparente. Social lending significa prestito sociale, dove un lender o prestatore presta denaro a più richiedenti. Una forma a tassi sostenibili di prestito tra persone, facile e trasparente. Questo è il social lending, autorizzato e approvato dalla Banca d'Italia.
quello che ci interessa spiegare, quello che ci interessa discutere è come oggi si può fare tecnologia con meno, con molto meno. E saremo qui oggi, domani e dopodomani. Io vi consiglio di non perdere questo appuntamento dalle 18 alle 19 su Milanao, canale 191. Ma voi mi starete già chiedendo, ma questo parla di tecnologia, ma la tecnologia cos'è? Ad esempio la casa, cioè voglio dire, la casa lo sappiamo più o meno cos'è. Architetto, casa, architetto, architetto Sasso, Alberto Sasso. Quanto costano le case? Quanto costano le case, caro architetto? A Milano un monolocale devi vincere il Superenalotto per comprartelo. Ma è possibile che le case debbano sempre costare così tanto? Beh, la casa è un elemento essenziale della vita di ognuno e del paesaggio urbano. Diciamo che una cosa interessante da dire tra il rapporto tra casa e il costo è anche la qualità di questa casa. In un certo senso noi siamo abituati a considerare le automobili, per esempio, come degli elementi che hanno un invecchiamento e quindi in qualche maniera nessuno di noi credo che comprerebbe una 127 attualmente nel 2012. Perché è una macchina buona negli anni 70, però adesso sarebbe una macchina obsoleta, che consuma tanto e così. E in realtà è quello che stiamo facendo invece acquistando una casa attualmente. Cioè il mercato delle case usate, cioè io compro una casa che esiste già, è un po' come acquistare una macchina di 30 anni fa, una tecnologia di 30 anni fa. Diciamo che il mercato edilizio purtroppo è stato scarsamente stimolato a diventare migliore sotto il profilo della qualità, cioè una macchina, un'automobile al giorno d'oggi, ognuno di noi pretenderebbe di avere gli airbag, la qualità, l'efficienza energetica, le basse emissioni. In una casa l'utente stesso non le pretende queste cose, quindi si limita a valutare semplicemente il prezzo, la zona e se gli danno il modo di analizzarli, magari poter giudicare i consumi. E questo è un grande errore che ha portato l'edilizia italiana a essere arretrata di circa 30 anni rispetto ad altri tipi di edilizia, per esempio quella austriaca, svizzera, tedesca soprattutto. E questo è un grande danno perché ha determinato una qualità del patrimonio edilizio vecchio e nuovo veramente pessimo, cioè circa di 30 anni fa. Anche le case nuove, nonostante, come dire, i criteri di efficienza che vengono paventati, sono delle case che hanno dei criteri di qualità molto molto vecchi, sia come qualità interna che come qualità, diciamo, dell'abitare. Esiste quindi una modalità di progetto che dovrebbe essere molto più diffusa. Stiamo vedendo, credo, proprio delle diapositive. Queste sono delle immagini molto interessanti di un quartiere, per esempio, tedesco, che si chiama Kronsberg, che è un quartiere per 12.000 abitanti, nato tutto insieme nell'occasione dell'Expo 2000 di Hannover, un po' come Milano potrebbe vedere l'Expo. Expo, la parola non mi è nuova. E sì. Quell'Expo là del 2000 era sulla qualità degli edifici, l'efficienza energetica. Hanno creato una nuova espansione di Hannover, che è una città di media grandezza, ma abbastanza piccola, mi sembra intorno ai 250.000 abitanti, un nuovo quartiere, come se qua progettassero un nuovo quartiere, che stanno progettando, però con dei criteri di progetto molto molto interessanti. E cosa hanno queste case, perché adesso ovviamente ce lo deve spiegare lei, di diverso rispetto a quello che si fa in Italia? Ma hanno dei criteri di qualità proprio nella progettazione e nella costruzione che sono alti e hanno dei consumi e un'efficienza energetica molto rilevante, quindi sono case che già nel 99 erano progettate per consumare circa un quarto, un quinto di una casa italiana, sostanzialmente. Siamo nel 99 qui. Nel 99 il progetto risale al 95, però è un progetto, qua si vede il quartiere in costruzione, è un progetto che è nato con tantissime teste, cioè hanno collaborato al progetto di questa espansione, sociologi, psicologi, urbanisti, architetti, ingegneri, e tutte le figure, diciamo, esperte di trasporto, di sostenibilità ambientale. Un quartiere che punta anche all'autosufficienza energetica, è un quartiere che ha per esempio 3 centrali eoliche che producono energia elettrica col vento, ha un basso impatto ambientale perché c'è una percentuale per esempio di asfalto ridottissima e all'interno del quartiere si può girare soltanto a 30 km all'ora, le macchine sono tendenzialmente confinate a poche parti,
e c'è un sistema di trasporto su rotaia, su gomma, rotaia gommata, quindi poco impattante acusticamente, studiata apposta per cercare di servire in pochissimo tempo gli abitanti e portarli in città. Cioè il concetto di sostenibilità sta anche nel fatto, per esempio qua si vede, tutte le abitazioni sono pensate per essere usufruite da persone anziane, disabili, e hanno cercato di non creare un ghetto in qualche maniera. Quindi la progettazione è una, diciamo, un ensemble di zone di una certa rilevanza dal punto di vista, diciamo, delle finiture, alle case meno costose. Questo per creare una vera branca di città e non un quartiere per ricchi o per poveri, perché molto poi quello che tante volte accade. Quindi un quartiere dove tutto viene pensato in modo integrato, in modo organico, esatto. No? Con la mobilità studiata prima, esatto. Con la produzione di energia pulita studiata per il quartiere, sì. Con le auto che viaggiano a 30 km massimo. Interessante, molto interessante. Però senta, io qua mi hanno dato una scheda su di lei e devo dire che è anche molto divertente. Allora, lei ad esempio, mi dicono, girava con una casa che si era autocostruito per dimostrare che si poteva consumare meno, cioè una casa mobile? Io sono membro di un'associazione come consulente tecnico, come partner di questa associazione che si chiama PAEA, Progetti Alternativi per l'Energia e l'Ambiente, che è una società che opera da tantissimi anni, veramente ormai dal 90, o prima del 94, nel campo, diciamo, della sostenibilità, dell'efficienza energetica e nella divulgazione e promozione. Questa associazione era vicina come a un centro tedesco che si chiama EUZ Energie und Umweltzentrum, dove si letteralmente creava la conoscenza per la sostenibilità ambientale. Aspetti, e abbiamo portato. Qui si dice che voi invitate anche a licenziarsi per far rinascere la società. Me lo spiego. Questo è un programma legato alla scuola. Cominciamo dalla casa ecologica. Sì. La casa ecologica era un progetto di casa autocostruita, sì. Era sostanzialmente una casa viaggiante che ha viaggiato in oltre 400 sì. città dal 94, diciamo, all'anno scorso, e che permetteva di far vedere a tutti con delle consulenze gratuite come funziona, che cos'è una casa ecologica, che cos'è un vivere sostenibile, dalla costruzione della casa alla ristrutturazione della casa all'alimentazione e via dicendo. Quindi è stata un'iniziativa, ed è un'iniziativa lodevole e interessantissima, che sostituisce, ci tengo a dirlo grandemente, quello che non fa l'informazione, cioè dando gratuitamente al cittadino delle informazioni pratiche ma anche molto serie, che spesso e volentieri sono servite a cambiare lo stile di vita o a ridurre i costi, diciamo, di gestione della vita. L'idea invece dello scollocamento è un'idea, mi permetto di dire, geniale, interessante, che purtroppo si cala molto bene sui tempi contemporanei, anche se sembra assurdo. Cioè il concetto è quello di, per sintetizzare, prendere atto che molte persone conducono una vita che non desiderano o che hanno delle potenzialità totalmente inespresse, ma che hanno scelto un percorso di vita perché quello è accaduto, quello riguarda tanti di noi. L'ufficio di scollocamento è un'iniziativa che tende a cercare di mettere insieme le persone che vogliono rimettersi in discussione completamente, cambiando la vita, cambiando, a cominciare dal cambiare lavoro o crearsi un lavoro. So che potrebbe sembrare una bestemmia detta nel 2012 con la crisi che c'è, ma sostanzialmente è un modo anche per cercare di scendere a patti con quello che vediamo e cercare di riconsiderare. In realtà era un'iniziativa che inizialmente sembrava estremamente bizzarra, ma i numeri di persone che hanno aderito ai corsi di avvicinamento e di formazione di questa iniziativa lo dimostrano al contrario. Ci sono tante persone che desiderano reagire a una condizione di stress da lavoro che non piace, una condizione di vita che non permette di essere espressi, nel guadagnare il proprio tempo libero, nel gestire la famiglia in maniera diversa. Guardi, parlerei di scollocamento per ore, le assicuro, ma purtroppo la devo fermare, poi magari ci rivedremo in televisione a breve, perché qua devo precisare alcune cose. Ma signori, è il momento, io devo lanciare a pizza LED, cioè la nuova prova del grande gioco che si chiama Green Factor. Allora, io vado con la domanda, il primo che si prenota ha diritto alla risposta, ok? Lei non suggerisca,
Assolutamente, assolutamente. Allora, che cosa si intende per solar cooling? Le risposte. Allora, A, la condivisione tra più persone di un impianto solare. B, un amore sbocciato in spiaggia. C, un impianto solare per il raffrescamento. Via! Riccardo. Riccardo. Riccardo, Riccardo. No. Sì. Qual è? Impianto solare. Ma ragione, no, io guardo te, eh? È giusto, Ricky, un applauso, grande Riccardo. Il primo punto te lo sei guadagnato. Grazie. Tu. Allora, prego. Pronti per la seconda domanda? Pronti allora, per la intanto, domanda. Aspetta, aspetta, spieghiamo perché il solar cooling che cos'è? Uno direbbe, se l'è, che cos'è? È il raffrescamento solare, è una tecnica impiantistica che utilizza l'acqua calda prodotta da collettori solari a tubi sottovuoto proprio per produrre acqua refrigerata oppure aria condizionata. Vai con la seconda domanda. Pronti? Quando un orto viene definito ad agricoltura sinergica? A, quando per lavorarlo ci vuole molta forza per lavorarlo. B, quando si coltiva puntando all'autofertilità. C, quando lo si coltiva insieme ad altri in comunità. Matteo, decisamente Matteo. Vai Matteo. Quando si coltiva puntando sull'autofertilità. Risposta esatta, grande Matteo, perché l'agricoltura sinergica è un metodo di coltivazione per cui mentre la terra praticamente fa crescere le piante creano del suolo fertile attraverso i propri residui organici, no? Che rilasciano quindi che cosa? Microrganismi, batteri, funghi e lombrichi. Andiamo con la terza domanda. Allora, siete vai, pronti? Vai per ora uno e uno, eh? Allora, cosa definisce l'acronimo GAS? Qualcosa che produce il mio corpo? No, lo vabbè, picchio. Questa la tagliamo. Allora, A, gruppo di acquisto solidale. B, gestione autonoma degli spazi. Oppure C, grande azione soporifera. Matteo, ancora una volta. Incredibile, vabbè. Vai Matteo. Scusa. Ad alta voce, ha risposto per prima. Numero A, i gruppi di acquisti solidali. Ma le sa tutte. E questo è green, ragazzo, ma ragazzo le sa tutte. C'ha le mutande di paglia e fieno, cioè proprio green fino. Perché pensate, i gruppi di acquisto solidale sono gruppi di acquisto organizzati proprio spontaneamente che partono da un approccio critico al consumo e vogliono applicare i principi di equità e solidarietà ai propri acquisti. Ok, abbiamo la quarta ed ultima domanda. Forza Linda, oh, voi aspettate un attimino a pizzare il LED, per favore. Forza. Allora, abbiamo qua il nostro monitor, il nostro video pronto con un'immagine che vi mostreremo. Sì, c'è. Allora, quando è stata inventata l'auto elettrica? A, tra le risposte, signori, nel 2007 si chiamava la Chevrolet Volt. B, nel 2006 la Tesla Roadster. Oppure C, nel 1899 la Jamais Contente. Oh! Sì, sì, non faccia lo spirito. Linda. Ah, balla Linda, balla Linda, qual è? Nel 2007. La Chevrolet Volt? No. Oh. Faccio il jingle. Risposta sbagliata. E allora dai, chi era il secondo? Il secondo era Riccardo, assolutamente. Riccardo, vai Riccardo. Risposta? 1899. La Jamais Contente! La risposta! La vediamo, ce l'abbiamo regia? La Jamais Contente, pensate, nel 1899 il prototipo a motore elettrico era appunto la Jamais Contente, è la prima automobile a superare la velocità di 100 km orari. Sembrava proprio una promessa per, sì, le auto elettriche, ma nel corso del XX secolo queste sono diventate molto più rare rispetto ai veicoli con combustione interna. Avete capito? Nel 1899. Hai capito, bestia? Pebacco. 1899. Quindi chi ha vinto? Detto. Chi ha vinto? Chi ha vinto? Ha vinto Matteo, mi sa. Pari merito. Come Linda e Riccardo? Ma io un balletto più tonto di questo non potevo trovarlo. Cioè, ho avuto una settimana difficile. Matteo e Riccardo, okay, a pari merito. Ragazzi, non perdetevi, non perdetevi l'ultima parte di trasmissione, perché ci sarà il cara Orto, Stefano con ulteriori novità, ulteriori chicche, tra pochissimo dopo la pubblicità. State con noi. Sono invitato. No. Thank you.
investire denaro o accedere al credito, tutti pensiamo di aver bisogno di banche e società finanziarie. Non è così. In Italia c'è un nuovo modo di scambiare denaro, il social lending. Un modo di dare o ricevere finanziamenti più semplice, con meno costi, più rapido e più trasparente. Social lending significa prestito sociale, dove un lender o prestatore presta denaro a più richiedenti. Una forma a tassi sostenibili di prestito tra persone, facile e trasparente. Questo è il social lending, autorizzato e approvato dalla Banca d'Italia. Loreto Print. La tipografia digitale nel centro di Milano vi offre un servizio veloce ed economico di grafica, stampa in piccolo formato, con tutte le tecniche di rilegatura. Inoltre realizza stampe in grande formato di poster, pannelli pubblicitari, striscioni e strutture espositive. Contattateci per un preventivo immediato. Per tutti i clienti, in omaggio il campionario carte e buste per toccare con mano le carte a disposizione. Loreto Print è in via Andrea Costa 7 a Milano, aperto anche il sabato mattina. Siamo alla parte finale di questo straordinario esperimento televisivo e anche di contenuto. Stiamo parlando di sostenibilità nel centro commerciale Bonola. Stiamo giocando insieme a voi per dimostrare che questi argomenti sono veramente ormai alla portata di tutti coloro che sanno vedere e pensare il futuro. Tutto questo avviene grazie alla collaborazione di tante persone che sono qui in mezzo a noi. Io però ho una persona da intervistare, questa persona però l'ho già conosciuta perché ti ho chiesto un prestito. No, cioè, veramente no, però avrei anche potuto, perché il signor Mauro Forconi, il dottor Mauro Forconi, è una di quelle persone che nel mondo ha iniziato a dare soldi, a prestare soldi al di fuori del circuito delle banche. Cioè c'è questa idea che però è realtà anche in Italia. L'iniziativa che ti ha insomma coinvolto si chiamava Smartica, no? Si chiama Smartica. È proprio questa, cioè creare una comunità di persone che si presta del denaro, dà del denaro, ma non è una banca. Com'è possibile? Beh, diciamo che è possibile, è un'idea nuova, viene un pochino dall'antico, quindi le persone sono sempre prestate del denaro. L'innovazione vera è che avviene tutto via internet, quindi le prime community sono nate negli Stati Uniti e in Inghilterra e poi si sta diffondendo piano piano in tutto il mondo. Il fenomeno è molto ampio, perché esiste il prestito per le persone, come in Italia c'è Smartica, ci sono per esempio un'altra attività che è Prestiamoci, ma esistono anche delle attività di prestito del denaro per il no profit, per esempio. Esistono delle community molto grandi, che un nome, Kiva, è nato sempre nel 2005 e è possibile prestare del denaro ai piccoli imprenditori, per esempio in Africa, per comprare una mucca e poi questi soldi tornano indietro senza interessi. Recentemente, diciamo negli ultimi 2 o 3 anni, il fenomeno di queste community, che è una parola inglese che si chiama crowdfunding, cioè che contribuiscono attraverso la folla al finanziamento di idee o persone, è esploso. Negli Stati Uniti addirittura un gruppo di ragazzi, un gruppo di persone che ha un'idea, un progetto, quindi non ha ancora un prodotto in mano, va su un sito famoso dall'altra parte dell'oceano, che si chiama Kickstarter, dice: guarda, voglio produrre un orologio che si collega con l'iPhone. Lanciano l'idea e dicono: guarda, questo prodotto una volta realizzato costerà $50, e le persone iniziano a finanziarlo. Quello che è il fenomeno esplosivo del crowdfunding è che quell'orologio, quell'idea, si chiama Pebble, tanto per dire una cosa, velocemente in 30 giorni ha superato i $10 milioni. Così, un'idea, gli hanno dato $10 milioni, ma a $200-150. Quindi il fenomeno sta prendendo forza a livello globale, e
la buona notizia, diciamo, nel disastro della crisi finanziaria, che tutto quanto si è bloccato, il meccanismo classico del finanziamento delle imprese, delle idee, delle persone, adesso esistono anche le community, le persone che comprano la tua idea per avere il prodotto. E quindi è un fenomeno che sta a valanga, arrivando anche in Italia. Ci sono esempi come Appela o Started, che sono delle community che stanno partendo con questi concetti. Guarda, idee molto interessanti e anche molto belle, ma poi conviene? Beh sì, allora, parliamo, il prezzo tra persone normalmente è molto più competitivo rispetto a andare a chiedere soldi in una banca, in una finanziaria, normalmente circa 20-30%. L'esperienza, 20-30%. Sì, si risparmia sugli interessi, questa è la media. E questo è anche l'esperienza è diversa, per chi prende il denaro in prestito ha un'esperienza da casa molto più tranquilla. Per quello che riguarda chi ha un'idea e non sa come finanziarla, lì il vantaggio è immediato, perché ovviamente riesce a realizzare il proprio progetto trovando i finanziatori. Ma era interessante. È un'invasione. Ma io non ti Mauro, mai. Riprenderemo un'altra volta. Vai. Ci scusi, ma siamo qua con Riccardo, Linda e Matteo, pronti per il caraorto, Stefano! Il caraorto! E finalmente anche noi, Stefano, abbiamo un balletto. Sì. No, dico, il nostro balletto dovrà passare con il microfonino tra un concorrente e l'altro e poi, insomma, passare un po' la palla. E se mi danneggiano i timpani? È un problema tuo. Va bene, ho capito. Allora iniziamo, vai regia con la prima canzone. Allora, dov'è? In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Lì dove c'era lei. Vai, cantiamo noi. Oh. Una città. Riccardo. Credi. Quella casa in mezzo al dove sarà questo ragazzo che la mia bocca si rivede stare con me, più vicino. Io vado a lavorare, diceva, mentre piangeva, piango io. Io gli domando, non sei contento? Vai, Adriano, questo qua! Che bestia! Lo amo, c'è cose che non hai avuto mai. Che bestia! Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Forte! Mio caro amico, ti sei abbandonato, ma in questa casa io lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? C'è una fortuna per voi pensare a giocare nei prati. Mamma mia, le campane suonano. Dov'è la giuria? La giuria è là. Dove sono i cartellini? Dov'è la giuria? Come hanno cantato? Verde? Chi è che ha il Green Factor? Rossi, oh, cartellino ragazzi, rosso. Niente. No, disastro, ragazzi. Signore, rosso. Verde, rosso. Verde, è perché è Natale. Buono, è Natale, bravo. Natale, rosso, verde. E allora, cosa facciamo? Continuiamo a cantare, regia, il premio. Il premio. Ce l'abbiamo qui, il premio, guarda qua. Stefano, il problema è che... Questa bella tanica. Sono tutte bestie. Di olio. Chiamala, signora, va. Dai, Ha vinto la signora Linda. Balla Linda, balla. La terza prova. Linda, allora, grazie mille. Come ti senti, emozionata?
Alessandro Ronca, il consumo sostenibile, ha fondato un palo di energia rinnovabile. Alberto Sasso, mesi su una casa mobile. Diminuire i consumi? Oggi è possibile. Qua si fan due chiacchiere per capire se si può migliorare il mondo.